Buongiorno a tutti gli amici di Stefania e Marco. Buongiorno a tutti, buongiorno Stefania. Siamo pronti con la cucina del pallone, che meraviglia, eh? E qui tra l'altro mi hai portato anche dei buonissimi dolcetti. Beh, ho visto l'orario, è l'ora di colazione. Vorrei fare vedere anche questo a forma di Stefi. Di S, infatti l'ho preso apposta. Di S di Stefi, manca quella di M di Marco e M di Milano. Ma ne mangerò più avanti, perché adesso io sai che sono a dieta. Sono a dieta, infatti è un po' nervoso, non vorrei molto dirlo. Nervoso. Che un po' paura fare questa puntata. Anche perché ieri invece ti sei divertito o no? Perché poi bisogna ieri... anche vedere com'è andata la serata. No, ieri sera devo dire, infatti vedi, sono molto più fresco. Sì. Oggi non ho lavorato, almeno ho finito di lavorare intorno alle io 9. Io ho festeggiato. Quindi... Lo so, infatti. Sono stata a Ralph, questo locale splendido in Colonne di San Lorenzo, brindato. Bellissimo. Anzi, salutiamo i ragazzi, prima o poi vengo a trovarvi e facciamo anche un video lì da voi. In tempo di dieta io direi che è una minaccia questa. Lo so, ma infatti io farò solo il video con te, poi io vado via. Poi scappi, perché lì da mangiare c'è di buono oltre che da bere. Nel frattempo dicevamo M di Marco ma anche M di Milanchievo, perché la 30ª giornata di campionato inizia proprio con questa partita, no? Sì. Sabato all'ora di cena. Esatto, 29 marzo, ora di cena, che se magna quindi. Allora, per questa cena ho pensato, visto che sono a dieta, esatto. ho pensato a questi arrosticini annegati, no, che sono dei nudini di vitello rosolati nel burro e salvia, dopodiché li butti dentro un mezzo bicchiere di vino bianco, fai evaporare e continui la cottura con il brodo. E sono buonissimi. Qualche altra uccisione, annegamento per Chievo? Per il Chievo invece ho pensato a questo manzo bollito, si chiama Peperita, me l'ha detto questo mio amico Luca, che è di Milano ma lui spesso va a Verona per lavoro, e mi ha consigliato questa Peperita, che è un manzo bollito in salsa di formaggio, talvolta anche piccante, infatti ha un altro nome che adesso non mi ricordo. Cari. E mi diceva che in centro a Verona c'è questo ristorante che si chiama La Greppia, dove fanno la miglior Peperita del mondo. Fantastico, allora ci faremo invitare dalla Assolutamente. Greppia, giusto? La Greppia. Nel frattempo di Peperino, non Peperita, ma di Peperino, c'è qualcuno al Milan, che è Balotelli, che ha eguagliato il record di gol dell'anno scorso, cioè 12, e insomma ha fatto grandi prestazioni, quindi si prevede che anche contro il Chievo il Milan potrà fare una buona partita, che magari sdoganerà definitivamente quella crisi di cui si parlava e che metteva un po' in bilico il ruolo proprio di Seedorf e dell'allenatore. Dopo Milan-Chievo passiamo a Sassuolo-Roma, e anche lì ce n'è da dire. Potremmo rimanere a tavola per delle ore. E quindi, parlando di Sassuolo-Roma, due cose velocissime, è a pranzo, 12:30, quindi ho pensato a un antipasto molto veloce sia da una parte che dall'altra, quindi da una parte Sassuolo, gnocco fritto in assoluto. Perché è fatto proprio lì, Sassuolo. E in quella zona, comunque tutta quella zona, gnocco fritto è tra i piatti all'avanguardia. Gnocco insomma. Fritto ha detto, gnocco fritto, sì, sì. Gnocco fritto, gnocco fritto. Quelli coi doppi sensi. Stavolta con i salumi, e dall'altra parte invece Roma, una bella porchetta tagliata grossa con del pane caldo. Questa è sempre nonna Clotilde che mi dà le dritte per quanto riguarda Roma. Insomma. Con la porchetta non è anche un po' toscana a volte? Sì, penso che sia proprio tipico sia della Toscana che del Lazio. E che è di Roma, insomma. È di Roma, sì. Si è parlato tanto. Tagliata grossa, mi hanno detto proprio tagliata grossa, la mangi a pezzi con del pane caldo. La addirittura. Sì. Marco, ormai ti vedo la bavetta. Sì, infatti, guarda, io faccio una fatica a parlare di cibo in sto periodo. Però che i blogger non si dovrebbero mai mettere a dieta. Lo so, però insomma, devo farlo. Devo fare il modello. Devo fare la modella da grande. Nel frattempo, appunto, la Roma, dicevamo, è un po' in subbuglio per quel caos mediatico positivo, ovviamente, che si è andato poi a creare per lo stadio in Campidoglio, quindi si è parlato tantissimo di quello, e il campo ha un po' perso, diciamo, di attenzione mediatica, ma non di importanza, perché appunto contro il Sassuolo deve fare una buona partita. Nel frattempo vado a richiamare il mio ospite, l'ospite fisso. L'ospite fisso che sta facendo quei capricci da grande star. Sei Jack che hai fatto così. Jack, vieni qui che ti facciamo salutare, dai. Ecco. Vieni, eccolo qua, adesso arriva. Era sala trucco. Vieni, vieni. Sala trucco, vieni qua, Jack.
che ti facciamo salutare. Lui ospite ecco fisso qua. E non retribuito. Eccolo qua. Beh, quello che magna. Quello che magna. Adesso non è che te la prendi anche col no, no, assolutamente. Va bene, sta solo a Roma, quindi noi vedremo il tridente destro Totti Gervinho e torna Benatia, quindi la formazione anti-Sassuolo che sarà davvero top. Poi andiamo a Sampdoria-Fiorentina domenica 30 marzo alle ore 15, quindi l'orario dolcetto. Del dolcetto. Allora, per quanto riguarda la Sampdoria, quindi Genova, ho chiesto ad Elena che mi ha consigliato questo pane dolce alla genovese, che è una specie di panettone nostro, sai, milanese. La differenza è che il nostro panettone è molto alto, invece il loro pane dolce è molto molto basso. Ma ne avevi già portato uno di simi panettone, una roba sì, un po' da mangiare tempo fa, sì, tempo sì, fa sì. Ma non per la Sampdoria, no, no, assolutamente. E invece per la Fiorentina ho chiesto, mi hanno consigliato questa schiacciata con l'uva, che è una specie di frittata di focaccia dolce ricoperta di chicchi d'uva nera. Solitamente si fa nel periodo autunnale, diciamo sotto vendemmia, però mi dicono che comunque è un però, dolce diciamo che si mangia sempre, insomma. Sempre, poi il tempo di questi giorni, io non lo so, adesso in casa fa caldo, però fuori sembra autunno. Io avevo fatto il cambio stagione, sono uscita col tempo invernale, quindi per questa Sampdoria-Fiorentina noi ritroveremo tanti giocatori per quanto riguarda la Sampdoria, invece tanti diffidati anche per quanto riguarda la Fiorentina, in più ci si è messo anche Gomez che ha avuto una lesione al collaterale e quindi non sarà facile che per Montella, ma comunque insomma è una squadra che sta andando sì, comunque sì. Questo allenatore piace, è inciampato, però insomma. Molti invidiano la Fiorentina per Montella e molti invidiano anche il Napoli, non per Benitez però sì. Perché poi ci sarà Napoli-Juve, questa è veramente forse la grande sfida di questa 30ª giornata dal sì. Punto di vista del culinario, come si sfidano? Allora giorni? Ho pensato due fritture la tipica frittura sì, infatti sì. Domenica sera una bella frittura poi vai a dormire tutta settimana. Ecco, ho pensato a Napoli, logicamente città di mare, quindi ho pensato a una frittura di pesce la famosa frittura di pesce sì, no, frittura povera, non mi viene la parola, con, ve li leggo perché è pieno di roba: calamari, seppie, gamberi, anguillette, polipetti, triglie, merluzzelli. È stato detto da nonna Teresa di dirlo bene, merluzzelli piccoli e soglie piccole, insomma questa è un po' la frittura napoletana. Dall'altra parte soglioline piccoline. Dall'altra parte il fritto misto piemontese, dove metti dentro praticamente ogni ben di Dio, perché c'è costine di agnello, interiore, fegato, cervella, polmoni, eccetera, petto di pollo, salsiccia, lonza e poi verdure miste, dalle zucchine, melanzane. No, 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 è buonissimo. Magari anche io non amo certe interiore, eccetera. Posso dire che preferisco i pesci, poi ecco. Vince no, però guarda, ti dico, è molto molto buona anche la frittura mista piemontese. No, sì, no, sì. È vero, poi i piemontesi sono bravi a cucinare, bravissimo, diciamo che bravissimo. Hai sterminato un po' di flora e fauna marina, sì, sì, e non solo. Sì, sì, sono due fritture molto molto ricche, insomma, nonostante uno si chiami frittura povera, insomma. Fritture ricche, mi ci picco? E ci vediamo anche in Napoli-Juve, che appunto, come dicevi, sarà domenica alle 20:45 e sarà una partita molto interessante perché si sfidano proprio le due grandi. La Juventus è imbattibile, è già la 15ª vittoria consecutiva, sì. Quindi sta andando veramente sopra il livello delle altre. Forse il Napoli è una di quelle che può battere questa Juventus e quindi sarà davvero speriamo. Una sfida molto molto interessante. Mentre poi ci spostiamo a Livorno-Inter. Diciamo che Juventus e Milan, dato che ne abbiamo già parlato, hanno fatto un grande favore all'Inter in questa invece 29ª giornata, proprio perché hanno fermato la Fiorentina, come dicevi tu, anche se inciampata diciamo in questa occasione, e il Parma, che sono le principali rivali dell'Inter, e quindi ha avuto un po' un favore, poi si troverà a sfidarsi. Speriamo di approfittarne stasera. In casa del Livorno. Casa di Livorno, ore 21, quindi cena. Ho pensato a una triglia alla livornese, che è una sì, molto, molto, molto semplice da fare. Basta rosolare, prendi le triglie, pulite tutto quanto, le fai rosolare in una padella,
le bagni con del vino bianco, fai evaporare il vino bianco e poi gli aggiungi i pomodorini a pezzetti molto piccoli e vai avanti con la cottura. Insomma, quindi fai. E dall'altra parte contro uno dei piatti tipici milanese che sono le polpette. Oh, le I polpette. mondeghili con carne trita, pangrattato, salame o mortadella, queste sono le due Però mi alternative, piacciono anche quelle prezzemolo. dell'IKEA, non con legno, eh. Sì, quelle non Quelle sono, non già sono ma fatte. sì, quelle svedesi, però Esatto. le polpette milanesi sono sempre le Sono il migliori, top. Io sì, le ho spacciate a assolutamente. cena l'altro giorno per le polpette Sì, lì. che Che buone! Sì, le ho buono. fatte io, ho Sì, detto sì. poi i Poi tuoi c'è ingredienti. l'IKEA, c'è il cartellino, lo scontrino dell'IKEA. Pezzi di legno che uscivano dalle polpette. E poi, appunto, Inter-Udinese, diciamo Che che quella di vedremo un po' stasera, sì. l'andamento dell'Inter, perché quella di stasera anticiperà poi, che è ancora l'ultima della 29ª giornata, anticiperà poi Quella quella di domenica. di domenica, e quindi sicuramente sarà una partita da seguire anche per vedere un po' questa Inter, dove andrà a finire. Marco, io direi che c'è già che fa un po' i capricci da grande Sì, star. Non ci sei già piace, te lo stufato. diciamo, Te noi la tiri un adesso po' te la troppo. tiri, come spegniamo la nostra telecamera, qua ti buttiamo e non ti vogliamo più vedere fino alla 31ª giornata. Marco, salutiamo i nostri amici, grazie. Grazie, grazie a te, grazie a voi, grazie di seguirci, continuate a scrivere, continuate a seguirci, condividete i nostri video, insomma, fate un po' quello che Fate volete. quello che volete, Ecco. ma noi Ciao a andiamo, io vado tutti. avanti a mandarmi i miei biscottini portati e offerti da Marco De Padova. Un bacio. Ciao.